Buongiorno a Gianluca Desiderio, lei è presidente della Croce Rossa di Pescara. Può parlarci delle iniziative messe in campo dalla vostra struttura durante l'emergenza Covid-19? Sì, buongiorno intanto a lei e grazie per questa opportunità. Il nostro comitato, il comitato di Pescara, come tutti i comitati sul territorio nazionale, è in prima linea, diciamo, nella gestione dell'emergenza Covid da quando è iniziata questa allerta. Ecco. All'inizio, per un discorso di reperibilità presidi, abbiamo preferito concentrare tutte le forze, quindi sia diciamo a livello di DP, sia a livello di operatori, con il servizio di emergenza, quindi con la convenzione 118 che abbiamo a Pescara, quindi come supporto sanitario. Poi, nel momento in cui c'è stata la possibilità di reperire man mano anche i presidi per poter attivare servizi anche a livello sociale, abbiamo aderito alla campagna nazionale Qui per te, che riguarda un'assistenza domiciliare tramite un servizio spesa e un servizio farmaco a persone anziane, immunodepresse, persone fragili, ovviamente a persone che non potevano e che non possono, anche perché è un servizio tuttora in essere, muoversi di casa, e quindi facevamo questa attività sempre tramite i nostri volontari, che sono operativi in una maniera assidua 7 giorni su 7, questo lo devo riconoscere, per svolgere questo servizio di assistenza ovviamente ai cittadini. In più abbiamo notato che iniziava ad esserci una richiesta importante anche di pacchi alimentari, quindi di sostegno alle famiglie che iniziavano ad averne bisogno, e quindi abbiamo attivato tuttora in essere anche diverse collette alimentari per far sì che, per reperire, ecco, per cercare di raccogliere generi alimentari da poter destinare a queste famiglie che ci chiedevano e che ci chiedono tuttora assistenza. Senta, molti giovani sono impegnati nell'attività della Croce Rossa. Quali sono le motivazioni che spingono a partecipare al volontariato? Sì, allora i giovani si avvicinano al mondo del volontariato perché sono forse coloro che sono anche un pochino più in grado di attuare dei cambiamenti, di mettersi in gioco, hanno tantissima voglia di fare. Questo deve essere sincero. Tant'è vero che la Croce Rossa ha una rete di giovani proprio che svolgono dei programmi formativi, quindi che hanno comunque un loro gruppo, tant'è vero che noi nel nostro consiglio direttivo abbiamo la nostra delegata che si chiama Chiara Fierini, che sta svolgendo un lavoro egregio con il gruppo di volontari giovani, e sono anche il futuro della Croce Rossa, quindi di ogni comitato, questo sì. Le attività che promuovono sono delle attività ovviamente rivolte soprattutto ai loro coetanei, che riguardano magari la promozione alla salute, a uno stile di vita sano, attività anche che possono essere ricreative anche in questo momento di un po' di reclusione, ecco, usiamo questo termine. Generalmente queste attività, quando possibile, vengono svolte nelle piazze, anche all'interno delle scuole. Attualmente utilizziamo i canali social per fare questo genere di promozioni attraverso i giovani. Le maggiori difficoltà di cui vi parlano i cittadini a cui portate aiuto e sostegno sono di natura sociale, sanitaria o economica? Considerando il periodo, io raggrupperei un attimino questi tre aspetti che ha sottolineato, perché l'emergenza, l'aiuto sanitario è quello che noi quotidianamente cerchiamo di svolgere con il servizio di emergenza, con la nostra ambulanza. E di natura sociale, ovviamente, per quanto riguarda anche dell'assistenza telefonica, perché magari ci sono anche persone, ci sono anche delle famiglie che chiamano in comitato anche per un sostegno morale, anche per un,
per una semplice telefonata, ecco, forse anche per parlare con qualcuno. E questa è una cosa molto molto importante in questo momento di difficoltà anche sociale. Economica, noi lo possiamo ben evidenziare, data la grandissima richiesta che aumenta di giorno in giorno di questi alimenti che vengono donati a famiglie che fino a qualche tempo fa magari non ne avevano bisogno. Attualmente, con la crisi economica, con la chiusura delle attività commerciali, con una lenta ripresa del mondo lavorativo, attualmente magari anche coloro che magari fino a 2 mesi fa non erano assistiti della Croce Rossa, magari del Comitato di Pescara, adesso lo sono diventati, quindi siamo corrieri, mi passi il termine, comunque di viveri, di generi alimentari, ma possono essere anche magari del vestiario, qualsiasi cosa, se ovviamente la famiglia ne ha bisogno, noi fortunatamente ci siamo. Aiutare il prossimo è un po' la mission della Croce Rossa Italiana, quindi anche noi siamo in prima linea in questo. Quali sono le fasce sociali più a rischio? Le fasce sociali più a rischio sono sicuramente le persone anziane, sono le persone che, come dicevo prima, attualmente non hanno quella possibilità economica che riuscivano magari ad avere prima, anche con un monoreddito, comunque con un lavoro che permetteva loro di vivere in maniera dignitosa. Attualmente quindi anche quella fascia lì è diventata una fascia a rischio, quindi dove interveniamo, come le dicevo prima, con quello che può essere un sostegno alimentare piuttosto che può essere un vestiario o quello di cui hanno bisogno. Ecco. La fortuna è che abbiamo tante persone, mi passi il termine, non sono mai troppe, quindi è anche un appello a coloro che magari vorranno in futuro, stiamo ricevendo tante donazioni da poter poi girare, parlo sia di generi alimentari che magari di abbigliamento, da poter poi girare alle famiglie. Quindi. Certo, per concludere, può raccontarci una esperienza, diciamo, più bella, significativa, che avete vissuto durante il momento di emergenza? Sì, allora, forse in tutto questo caos, diciamo, in tutta questa fase problematica che sta attanagliando il pianeta, forse parlare di cose belle, parlare di immagini belle, alle volte anche, ecco, mi passi il gioco di parole, anche bello, cioè anche positivo. Consideri che io sono stato eletto presidente a fine febbraio, più o meno, quando, diciamo, il termine coronavirus sembrava una cosa molto lontana da quella che era la nostra quotidianità, quella che era la nostra realtà. E da lì, a qualche settimana, poi ci siamo accorti che era diventato un problema a livello globale, a livello mondiale. E quindi all'inizio c'è stata tanta paura. Partendo dal sottoscritto, poi ovviamente paura che si riusciva a percepire anche all'interno di un comitato che magari fa assistenza sanitaria sociale alla popolazione. La cosa bella è stata magari quando abbiamo iniziato a capire come potevamo aiutare il prossimo, e c'è stata una grandissima risposta da parte dei volontari di questo comitato. Io devo ringraziare, mi creda, uno a uno, in ordine alfabetico, dall'A alla Z, perché c'è stata una partecipazione, una voglia di fare. Ho provato delle sensazioni veramente positive, veramente gratificanti, quando tanti volontari si sono voluti mettere in gioco, quindi hanno voluto contribuire alla causa, anche in una situazione oggettivamente di grossissime difficoltà. E questa è stata un'esperienza, ripeto, gratificante, e che comunque mi porterò dentro per tantissimo tempo, sicuramente.
Bene, ringraziamo Gianluca Desiderio, presidente della Croce Rossa di Pescara. Grazie a lei e buon lavoro a tutti voi volontari della Croce Rossa. Grazie a voi per l'opportunità e un buon lavoro.